questo punto occorrerebbe mostrare le conseguenze che ha questa presenza del risorto del Signore Gesù nella comunità. Perché mi ha colpito un testo della Evangelica Testificatio. Qualcuno sa ancora cos'è la Evangelica Testificatio? Forse non eravate ancora nati quando Paolo VI ha scritto questa bellissima lettera ai religiosi a 10 anni dalla Perfetta Caritatis, dal Concilio. Il Concilio è cominciato con un grande entusiasmo, cioè alla fine del Concilio i religiosi e le religiose hanno cominciato con entusiasmo ad applicare l'insegnamento conciliare. Solo che è stato un cammino difficile. Ora, dopo 10 anni, Paolo VI ha scritto a tutti i religiosi e le religiose, incoraggiandoli ad andare avanti con fiducia, con coraggio, in questo cammino di rinnovamento intrapreso, costasse quello che costasse. E lì c'è una frase, appunto, dice: la comunità, appunto, essendo il luogo dove il Signore si fa di nuovo presente, è anche il luogo dove l'esperienza di Dio deve potersi particolarmente raggiungere nella sua pienezza e comunicare agli altri. Essa contribuisce a creare un ambiente atto a favorire il progresso di ciascuno. Cioè, cos'è che fa sì che nella comunità ognuno possa crescere, maturare spiritualmente, umanamente, anche apostolicamente, appunto, no? Perché dice l'esperienza non solo si raggiunge nella sua pienezza, ma si può comunicare agli altri. È proprio questa presenza del Signore. Qui, appunto, occorrerebbe, ma mi pare non c'è il tempo, occorrerebbe soffermarsi sui frutti che questa presenza dello Spirito porta. Sono frutti di luce, di sapienza. Quante volte, proprio dall'unità, dalla comunione, si capiscono meglio le cose. Ricordate Gregorio Magno, no? San Gregorio Magno, quando scriveva, quando insomma, parlava, commentava il libro di Ezechiele e trovava dei passi difficili nel libro di Ezechiele da capire. Ora, nelle sue omelie, che erano le trascrizioni che gli amanuensi facevano mentre lui parlava, no? Come fate voi, io parlo, voi prendete nota con il registratore, insomma, no? Ora non c'erano registratori, a mano scrivevano quello che lui diceva. E più volte si trova nelle sue omelie che lui dice: ma guarda, arriva lì, comincia a spiegare un testo di Ezechiele e lo spiega bene. E poi dice: ma guarda, quando mi sono preparato non lo capivo. Adesso sono insieme a voi, mi si illumina. Molte volte parla di questa esperienza, cioè che alcune cose della scrittura non le capisce fin quando non si trova con i fratelli attorno a sé. Allora lui spiega la scrittura e gli si illumina la scrittura. E lo dice perché? Mi si illumina perché qua dalla nostra unità viene una luce. È la luce del risorto. Anche i due di Emmaus non capivano le scritture. Quando è che iniziano a capire le scritture? Quando il risorto li accompagna, è con loro. Allora capiscono le scritture. Così nella comunità, appunto, era quello che anche accennavo l'altra volta parlando della parola, il carisma, appunto, no? Chi ce lo spiega? Gesù in mezzo a noi, che è il dottore dello Spirito, lui dà lo Spirito, dà la luce. Quindi uno dei frutti della presenza
del Signore nella comunità è sia la luce. Quella comunità è nella luce. Quella comunità sa cogliere il Vangelo, sa capire la sua missione, conosce in profondità il proprio carisma. Non solo la luce, ma anche la forza. Ci sono testi dei padri che raccomandano ai cristiani durante le persecuzioni di trovarsi spesso in comunità, perché dalla comunità viene la forza, perché nella comunità c'è il Signore risorto che dà la sua forza e allora potete resistere contro la persecuzione, ma se state da soli non resisterete alla persecuzione, la forza vi viene dall'unità. Anche, non so, il coraggio, l'audacia di aprire strade nuove nell'apostolato, di fare cose nuove. Da dove viene? Dal concerto dell'unità. Che non è soltanto una cosa psicologica o pedagogica, ma è il luogo dove Dio si può veramente sperimentare con maggiore profondità. Perché quando siamo riuniti nel suo nome, nella prima lettera di San Giovanni, in noi l'amore di Dio è veramente perfetto. Ecco, bastano questi accenni, forse ci ritorneremo, ma non credo. A questo punto dovremmo passare a un altro argomento. Abbiamo visto appunto la coinonia scendere, essere alimentata dall'alto fino al suo massimo punto. Il Signore è in mezzo a noi e fa la nostra unità, fa la nostra comunione. Se la comunità vive così, a immagine della Trinità, avviene quello che avviene nella Trinità. Nella Trinità c'è l'amore reciproco. I tre sono uno. Quest'unità si apre. La Trinità vive la sua estasi, ecstasis, cioè uscire fuori da sé, nella creazione, nella redenzione. Cioè Dio decide, sente che deve comunicare, non perché è un imperativo dal di fuori, ma perché l'amore è comunicativo, l'amore sente il bisogno di condividere, l'amore non tiene per sé le cose. Allora Dio vuole condividere la comunione che lui vive. Vuole donarsi fuori. Ed ecco l'estasi della Trinità nella creazione e nella redenzione. Allo stesso modo, la comunità. La comunità, se ha fatto davvero questo percorso di comunione, di unità, se davvero il Signore abita in essa, lui la spalanca, fa compiere un'estasi, la porta fuori di sé. È quella che noi abitualmente chiamiamo la dimensione apostolica della comunità. L'irradiare fuori della comunità. Quindi dalla comunità si parte tutta una vita di ministero, di evangelizzazione, di servizio, di cura pastorale, che tracima, cioè che mette in comunicazione, che dona le ricchezze che sono al suo interno. Ci sono, ogni comunità ha il suo modo tipico di vivere l'estasi.
Alcune comunità si mettono al servizio degli emarginati, dei poveri, dei drogati, delle ragazze madri, degli orfani. Altre si mettono fuori insegnando come vivere la preghiera, insegnando la contemplazione, aprendo delle scuole appunto di vita cristiana. Altri vivono l'estasi andando ad annunciare il Vangelo. Altri vivono questa estasi creando delle scuole, nel senso non scuole di preghiera, ma proprio scuole per educare, insegnare, formare i ragazzi, i giovani. C'è una grande varietà, no? Del nostro aprirsi e donarsi. Quello che possiamo mettere adesso in rilievo è una dimensione di questa apertura che ci accomuna tutti e che è legata proprio alla vita di comunità. Tutti conosciamo quello che si chiama il mandato missionario matteano. Gesù, no, prima di salire al cielo, manda i suoi apostoli. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura, immergete tutta l'umanità nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè, immergete l'umanità, il battesimo, no? Battezzate tutti nel nome del Padre. Cioè, immergete l'umanità nella vita trinitaria. Diffondete la vita trinitaria, no? Questo è il mandato del Vangelo di Matteo, quello appunto che implica l'annuncio esplicito della parola. C'è però anche un altro mandato di Gesù, il mandato del Vangelo di Giovanni, il mandato giovanneo, che appare evidente anche lì nelle ultime parole di Gesù, capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Quando Gesù dice: da questo riconoscerete che miei discepoli, no? Se avete amore l'uno per l'altro. E che tutti siano uno perché il mondo creda. Come fa il mondo a credere? Vedendo l'unità. Quindi c'è un annuncio esplicito fatto con la parola e un annuncio fatto con la vita, di testimonianza. Queste due dimensioni dell'annuncio sono coessenziali. Chi annuncia esplicitamente con la parola deve poggiare il suo annuncio su una testimonianza di unità. E chi testimonia con la sua vita vede arrivare il momento nel quale deve dar ragione della sua vita e la sua testimonianza si fa parola. Sono due dimensioni appunto coessenziali. Sono legate l'una all'altra. Questo